L'azienda agropolese CSP è stata premiata come Top Company 2020 nell'ambito della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro 2020, evento seguito da circa 100.000 spettatori in streaming e organizzato da Giovanni D'Avenia, responsabile e fondatore del Centro Studi Supersud, in collaborazione con la Regione Campania. La motivazione del premio è per aver creato la mascherina innovativa Imotep con straordinari vantaggi nell'utilizzo e certificata CE. Durante la trasmissione i realizzatori di Imotep, Stefano Cammarano e Paolo Malandrino, con alcuni componenti del team, si sono collegati in videoconferenza con Giovanni D'Avenia per ricevere il riconoscimento. È il premio Top Company 2020 della Borsa Mediterranea della Formazione del Lavoro, ma CSP. Invito a collegarsi Stefano Cammarano, leggo la motivazione. Per aver sviluppato la mascherina chirurgica filtro modulare Imotep, un prodotto ipoallergenico e biocompatibile, con il valore aggiunto del ridotto impatto ambientale delle mascherine monouso. Complimenti ragazzi! È una mascherina in silicone e quindi risponde un po' a quella che è stata l'esigenza di sicurezza sul territorio e di tutela sia della persona durante questo periodo di pandemia, ma anche dell'ambiente, perché noi dobbiamo pensare che tutto questo grande diffusione di materiali monouso, quindi le classiche mascherine chirurgiche oppure i guanti, adesso verranno gettati e quindi ci sarà un impatto ambientale, una produzione di rifiuti che sono anche di difficile smaltimento, non indifferente. Sappiamo che un prodotto che nasce in questo momento deve risolvere un problema istantaneo per quello del Covid, ma deve risolvere anche un problema di più lunga durata, che è quello dell'ecosostenibilità e della produzione di rifiuti, appunto, che ci ha comportato indirettamente. Che un'altra parte di questo contributo del Centro Studi l'ha devoluto a questa realtà aziendale, perché noi acquisteremo questi tipi di mascherine e le doneremo alla Croce Rossa dei vari zone territoriali, perché è un'altra bellissima storia da raccontare dei giovani emergenti che grazie alla loro idea imprenditoriale devono essere messi in evidenza. E noi cerchiamo di valorizzare le eccellenze del territorio campano, le eccellenze del Mezzogiorno.